Possiamo partire? Sì, partiamo, dai. Dai. Cambiamoci un segno di pace, ipocondriaci, te la metto qui vicino, così non morirò di coronavirus, ma morirò di candeggina. Una sensazione piuttosto comune è quella della... quello del... del non saper proprio che cosa fare e come sentirsi. Quindi... sinceramente seguivo già la cosa perché, essendo un ipocondriaco cronico, infatti si vede guanti, il cappello a falda, la cosa, insomma, cerco di barricarmi il più possibile. Quindi fermi tutti, dobbiamo capire che cosa fare. E questo è stato il mio atteggiamento, cioè questo è stato il mio atteggiamento perlomeno durante tutto il primo mese, nel senso, ok, aspettiamo, vediamo cosa fare, ma più che vediamo cosa fare, che già è più un'aspettativa, l'ho vissuta proprio come aspettanza, è un termine che ho ricercato questi giorni, perché è proprio dell'ambito religioso, poi ho scoperto, o comunque si usa di più nell'ambito religioso, è l'attesa di fronte a il mistero, qualcosa che non sai effettivamente che diavolo possa uscirne fuori. Anche poi si respirava in giro un ambiente strano, un'atmosfera stranissima, questa alba della fine del mondo, no? Per cui ogni bene di primo consumo all'interno dei grandi supermercati veniva proprio vaporizzato. Una cosa che mi ha fatto molta, non paura, però mi ha creato qualche disguido, è stata la presenza così massiccia delle forze dell'ordine in giro. Questo dispiegamento forse nato di forze dell'ordine, come se effettivamente, capito, con quelle armi che hanno in braccio potessero fare qualcosa. Uscivo e magari di giorno incontravo delle pattuglie che passavano di fianco anche solo sgasando, e già mi mettevano in una situazione di difficoltà. Subivo un po' la presenza della divisa in maniera, l'ho sempre subito, però in questo frangente qua forse questo sentimento è stato acuito, anche perché se c'è una cosa che è stata una costante, torno a quello che ho sempre studiato, no? È stato un po' anche la... dov'è che è il limite della libertà, questo, no? Il limite della libertà, e poi effettivamente il ruolo della politica. Questa politica che ormai è una politica talmente lontana, talmente frammentata, talmente depotenziata, che ormai l'unica esperienza della politica, l'unica praxis politica che abbiamo è nell'aspetto coercitivo. Quindi è proprio è la polizia che diventa la politica, la faccia della politica. E questo avviene quando si sospende l'attività parlamentare, quando si sospende l'attività politica in senso lato, quando si vive nei momenti di... nei frangenti di emergenza, no? Lo stato d'emergenza. Vabbè. Decreti, non sono leggi, sono decreti. Sono mezzi, tra virgolette, esecutivi, direttamente esecutivi, non c'è più il dialogo della discussione, si vive per categorie, per imperativi. Lavarsi le mani, la D'Urso ci insegna a lavare le mani, ok? Gli elicotteri che inseguono la gente in spiaggia, e vedi questi che fuggono, che scappano, non sanno più che diavolo fare, perché erano da soli in spiaggia, no? Io non sono un tipo notoriamente coraggioso, anzi, sono un tipo che ha paura pressoché di tutto, ed è per questo che mi piace avere perlomeno un controllo di tipo mentale, cioè di conoscere, è l'unica cosa che puoi fare per difenderti, conoscendo. Quando Aristotele diceva tutto nasce dalla meraviglia, che però è Thanatos, non è solo meraviglia, ma è anche angoscia, è anche quando ti si stringe il culo, è lì che nasce tutto, perché è lì che ti fai le domande, è lì che ti fai le domande. E qua uguale. Cioè, io questa cosa l'ho sempre sentita vicina, perché effettivamente è per quello che magari sono stato spinto a informarmi su determinate cose. Però l'occhio della critica, ecco, qua deve essere sempre aperto. Vedendo la scienza per quello che davvero è, un metodo che ci avvicina, ci accosta a quello che è un sapere corroborato. L'episteme, quello è un sapere che nasce sopra una pietra, no? Quindi è un sapere ben fondato, che però allo stesso tempo non è un sapere assoluto, si rischia sempre la falsificazione, e gli scienziati lo sanno. Noi oggi stiamo andando avanti per
per prove empiriche. Cioè il distanziamento, queste cose qua, la mascherina, sono prove empiriche. Sono prove empiriche che aspettano di essere in un certo senso, cioè sono valide fin tanto che non vengono smentite. Alla fine anche la conoscenza è un trauma. Cioè tu quando conosci determinate cose, perché la verità fa male, lo so, e c'è Freud con la pistola sopra, no? La verità fa male, è quello, la verità fa male, ti genera un trauma. Le menzogne possono essere anche melliflue, sono dolci le menzogne, sono sempre dolci le menzogne. La verità colpisce, sa, perché sa dove colpire, perché è la realtà, è l'aspetto reale del mondo, che poi verità e realtà spesso sono, vabbè, qua si apre un discorso infinito, però ecco, la realtà urta, e sai, quando ci sono questi sconvolgimenti che vengono accolti anche in maniera così corale, senza una catarsi, senza una risoluzione collettiva, ma anzi, bloccando tutto, si pompa la paura, cresce sempre. Io sti 2 mesi li ho fatti da solo, cioè li ho fatti proprio da solo dentro casa. Io sono 2 mesi che non abbraccio una persona, per dire. Per dare il resto a quello dell'ortofrutta, ci siamo sfiorati le dita, è partita la colonna sonora di Ghost, per dire, è sembrata una cosa meravigliosa. Noi, per trovare lo slancio verso qualcosa di più grande, che può essere anche la speranza, spesso per rimetterci in carreggiata abbiamo bisogno delle piccole cose, quello è il bisogno delle piccole cose. Poi, ovvio, la poesia è fatta di piccole cose, cioè è l'assemblaggio delle piccole cose che genera la poesia. Ricordo che la chitarra era l'unica cosa che avevo quasi costantemente sotto mano. Perché non hai bisogno di... Lì è l'istinto che si... cioè, è l'istinto che provoca un rumore. Cioè, capito? È una... Non hai bisogno di attivare chissà che meccanismi per vedere un primo risultato. Forse quello era il discorso delle piccole cose di prima, no? Sì. C'hai un'abitudine che è quella che è più che abitudine, l'attitudine magari verso uno strumento. E il risultato c'è subito, esce fuori subito. E forse hai bisogno di quello, che nell'attesa senza fine, avere un risultato subito, quello aiuta forse. Poi anche lì mi si è rotta una corda, ho dovuto ordinare tutto online, ho aspettato 2 settimane prima che mi arrivasse, cazzo, ero disperato. Vaffanculo, vedi? È la precarietà di tutto ciò che è materiale. Questo no.